www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Dottor Mingoia, ecco, per Castello Incantato, che sta seguendo tutte queste fasi di questa manifestazione di protesta contro la ventilata chiusura dell'ospedale Longo, la sua presenza, ecco, in questa occupazione dell'aula consiliare, cosa sta ad indicare? Io intanto dico che sono il più anziano dell'ospedale, sia come età che come qualifica. L'ospedale, diciamo che l'ho visto anche nascere, mi auguro di non vederlo morire. Indubbiamente le problematiche non nascono oggi, ma nascono dal passato. Stiamo arrivando ora con una volontà, io dico, che politica, in un certo senso ci sta portando a questo. I nostri uomini, le nostre capacità vengono dopo, cioè, a nessuno interessa se siamo se produciamo, se lavoriamo, se lavoriamo bene naturalmente, interessano i numeri, e questa è la cosa che dà più fastidio, cioè, è più interessante la spending review, più interessante il risparmio e non la qualità del servizio. Piano piano siamo arrivati a queste conclusioni, è ovvio che la mia presenza sta a significare che nessuno di noi può derogare dalla volontà, dalla necessità di difendere l'ospedale. È chiaro che io, come figura, come responsabile di una unità operativa che già è stata penalizzata nel passato, la mia era struttura complessa, è diventata struttura semplice, e questo lo dice lunga sulla volontà di depauperare il nostro ospedale nel tempo. Lo dobbiamo difendere a tutti i costi, ma non tanto per noi operatori, che poi alla fine noi operatori in un modo o nell'altro lavoriamo, ci trasferiranno in altri ospedali o in altre cose, quanto per la cittadinanza e per l'indotto. Teniamo conto che ogni mese, diceva il dottore Di Francesco l'altro giorno, ci sono 500.000 euro di stipendi, e sono tutti soldi che bene o male vengono spesi. Dottore Mingoia, lei in altri termini dice non si può sciupare questo patrimonio acquisito lungo tutto questo periodo di esistenza dell'ospedale? Ma sicuramente, non lo possiamo per tanti motivi. Prima perché, come dicevo prima, è necessario l'ospedale perché serve un territorio molto vasto e ha un indice di attrazione notevole, considerando che abbraccia tre province e considerando anche le difficoltà di poter raggiungere gli ospedali più vicini. Insomma, non lo dico io, insomma, è ovvio che l'assessore Lucia Borsellino, quando a febbraio è venuta qua, per la prima volta è venuta a Mussomeli, e diciamo che fortunatamente per noi ha fatto la strada Caltanissetta-Mussomeli, ha detto come prima cosa, pensavo, cioè, mi avevano parlato di questa difficoltà obiettiva di collegamento con Caltanissetta, però non pensavo che fosse così disastrata la problematica. Ebbene, a distanza di un anno quasi, dopo che è diventato assessore, mi sa che tutte queste considerazioni non le sta neanche facendo proprio, tutto qua. Però ripeto, l'ospedale è fondamentale. Ieri sentivo parlare di Cani Cattì, c'era una trasmissione dove i colleghi di Cani Cattì parlavano dove sono stati individuati 90 posti letto. Già loro paventavano il rischio di chiusura per Cani Cattì con 90 posti letto, perché già si cominciano a mobilitare. Noi siamo arrivati a 50 posti letto, francamente questo è l'anticamera della chiusura, su questo non c'è dubbio. Da quanto
quanto tempo siete qui, ecco, ad occupare la sala consiliare? Vediamo chi risponde. Da quanto tempo siete qui? Da parecchio tempo? Ecco. Quale classi frequenti? No, io no. Ah, non frequenti? No. Noi siamo un po' dalle 9 e siamo alla quarta B liceo scientifico. Allora, quarta B scientifico, il Virgilio di Mussomeli. Sì. Ecco, solidarietà contro la chiusura e il ridimensionamento dell'ospedale Longo. Sì. Ecco. Le vostre famiglie sono informate su questa situazione grave che sta attraversando Mussomeli? Sì, sono informato. Anche lei sta occupando, ecco, la sala consiliare del comune di Mussomeli? Sì, perché ci appartiene a noi, perché abbiamo un benessere qua, abbiamo una cosa preziosa e quindi dobbiamo combattere perché deve stare aperto, perché per noi è una grande cosa, per i lavoratori, per i cittadini, per tutti. E allora lei ha saputo che vogliono ridimensionare, vogliono chiudere questo ospedale. Lei è venuto qui ad occupare la sala consiliare. E che cosa vuole dire ai politici? Cosa vuole dire? Voglio dire ai politici che uno per andare, se si sente male, si arriva grigendo, un malermo o a Caltanissetta, può morire per la strada. Questo è il problema, glielo devo dire ai politici. E allora giù le mani dall'ospedale? Giù le mani dall'ospedale. È un'emergenza, quando arriva un'altra destinazione può morire una persona. E allora oggi niente aula scolastica, soltanto occupazione dell'aula consiliare qui del comune di Mussomeli. E allora se voi gridate forte il vostro no alla chiusura dell'ospedale. No! E allora Salvuccio, sala occupata qui al comune di Mussomeli, aula consiliare occupata, vedo che c'è anche la Fratres, le insegne della Fratres a testimoniare la solidarietà in questa protesta contro la ventilata chiusura dell'ospedale. Certo, non poteva mancare la solidarietà della Fratres in questo momento molto critico per Mussomeli, per i cittadini di Mussomeli, e anche perché la Fratres, che è a servizio della popolazione in quanto svolge il suo compito nella, diciamo, nella donazione del sangue, e togliere un po' di preoccupazione, di ansia all'ammalato che ha bisogno del sangue. E vediamo che ci sono purtroppo altre difficoltà che riguardano, che riguarderanno e riguardano i sofferenti, i malati, i cittadini in genere, e allora la Fratres è in primo piano, in prima fila, a far sentire anche la sua voce a chi di dovere, perché si possa positivamente risolvere questo problema che assilla non solo i cittadini come tali, ma anche e in modo particolare i sofferenti, gli ammalati, che stanno molto più a cuore a noi. Grazie. Il dottore Di Francesco, occupazione dell'aula consiliare qui nel comune di Mussomeli. Da ieri occupazione, ecco, massiccia da parte degli ospedalieri, da parte della gente comune di Mussomeli, per dire no alla chiusura dell'ospedale, al ridimensionamento dell'ospedale. Ancora oggi la classe, le classi del Virgilio e dell'ex odierna sono presenti. Ecco, già stanno gridando no alla chiusura
dell'ospedale. Dottor Di Francesco, lei medico in pensione, faccia sentire la sua voce. Diciamo che non sono un tenore, quindi non riesco a fare sentire male la mia voce e non ho nessun titolo. Intanto volevo commentare brevissimamente un articolo del giornale, che giornale? Quello di oggi? Lo so fare. Sì, sì. Sulla Sicilia di oggi c'è un articolo che dice che gli studenti che sono scesi in piazza per difendere l'ospedale di Ossomeli hanno sfidato il rimprovero giustificato da parte del Consiglio di Studio e degli insegnanti. Invece di dire che questi studenti per fortuna stanno capendo l'importanza della situazione e prendono con questi atti coscienza di quello che significa lottare per i loro diritti. Quindi più che pensare all'aspetto legalistico del permesso del consiglio d'istituto o dei professori, o forse anche della vacanza, ma il fatto che le ragazze, tanti ragazzi sono qua significa che una parte è sensibile, sono qua. Quindi dovremmo incoraggiare questi atti di cittadinanza attiva, meglio un atto di cittadinanza attiva che una pagina di storia che si può leggere anche domani mattina, un compito di matematica che si può fare anche domani mattina. Dopodiché io credo che la prima domanda fondamentale che ci dovremmo rivolgere noi, cittadini di questa isola, è quella: ma la nostra politica, la politica nazionale, la politica regionale, la Commissione della Sanità, il nostro direttore generale, da che parte stanno? Stanno dalla parte della sanità pubblica o stanno dalla parte della sanità privata? Perché il sospetto è proprio quello, che la sanità sia rimasto uno degli ultimi business ancora gestiti dallo Stato, su cui i privati vogliono mettere le mani. E allora tutte le politiche si fanno nel senso dello smantellamento del pubblico, la sanità, ma la scuola, per citarne qualche altra cosa, in maniera tale da permettere ai privati di inserirsi a gamba tesa in questo mercato fruttifero e abbondante. Allora, la prima risposta che noi vogliamo dai governi è questa: signori miei, siete da parte della sanità pubblica o da quella della sanità privata? Perché se decidono di essere dalla parte della sanità pubblica, lo sanno benissimo come gestire gli impegni, come gestire i fondi, e sanno dove mettere le mani. Che senso ha ridurre all'omicidio, per esempio, il personale dell'ospedale per farlo funzionare male e poi dire l'ospedale non funziona, chiude? Cioè, è un gatto che si morde la coda. Non possiamo più continuare così. Noi riteniamo che debba essere cambiata l'approccio politico a questo problema. Dicevo l'altra sera, ma scusate, se la dottoressa che è andata via dalla medicina recentemente fosse rimasta in servizio, non avrebbero dovuto pagarla? Sì o no? Sì, giusto? Perché se se ne va in un altro ospedale non si sostituisce, se ne mette un altro? Lo stesso stipendio devono pagare, giusto? Però il servizio continua in maniera funzionale. Invece no, la dottoressa si trasferisce, non viene sostituita, il personale si riduce, l'assistenza si dequalifica, le persone non vengono, e allora l'ospedale non serve, lo possiamo chiudere, col nostro applauso poi. Anzi, quindi i numeri non ci sono. E certo, se i numeri non li creiamo, non ci possono essere. Se noi riduciamo i posti letto da 10 per acuti a 6, saranno 6 le persone che potranno essere, 4 non potranno essere ricoverate. E allora poi ci sarà un sottoutilizzo delle cose, poi ridurranno ancora il personale medico e gli infermieri, perché con 6 malati basterà un infermiere per turno, quindi si perderanno 6 posti di infermieri, poi se ne perderanno altri 4 di medici. Poi la gente vedrà che il servizio è scadente e non verrà a ricoverarsi, allora abbiamo creato l'ennesima cattedrale al deserto, l'ospedale non funziona. Allora io dico, approfittiamo di questi momenti che siamo qua in assemblea, che siamo in vigile sorveglianza nei confronti di questa politica, per chiarirci anche le idee, per vedere di farlo noi un programma sanitario per la nostra zona, per capire che bisogno veramente abbiamo e dire al nostro sindaco: fatti portatore, o si faccia portatore, o fatevi portatori di queste nostre esigenze, perché sono inderogabili ormai queste esigenze. Non possiamo continuare a fare una parte passiva nella politica. Cioè, la decisione viene presa a Roma, poi viene trasferita a Palermo, poi viene trasferita a Caltanissetta, e noi la subiamo. E le nostre conseguenze chi le subisce poi? E se una persona non riesce a partorire qua, muore per strada, chi le subisce? E se qualcuno non arriva in ospedale a Caltanissetta, chi ne darà una spiegazione?
Ecco perché dobbiamo stare vigili. Per questo io volevo proporvi, quando ho richiamato la vostra attenzione, trasformiamo questa occasione in un'occasione di discussione. Vediamo che ne pensiamo di questi problemi, vediamo che ne pensiamo del ruolo del pubblico, del ruolo del privato. Se il privato continua a essere bello, come si diceva qualche anno fa, o se il privato è veramente una ricerca di affare e di profitto, indifferentemente da quello che può essere la qualità delle prestazioni. Per questo vi invito a discutere di queste cose. E allora ha parlato il dottore Di Francesco. Vi vedo ancora un po' titubanti, timidi. Volete dire qualcosa? Avete concordate? Vi ha sorpreso, ecco, l'argomentare del dottore Di Francesco? Lo conoscevate? No. E con vostro giudizio così, qual è? Molto positivo. Molto positivo. Spiegate ancora più chiaro. È bravo o no il dottore Di Francesco? Sì. Ecco. La penso ugualmente. Ecco, e cosa, ecco, gli vuoi domandare al dottor Di Francesco dopo tutto quello che ha detto, ecco, in pochi minuti? Ha fatto, ecco, una serie di notizie, vi ha dato di vita vissuta, di quello che si sente in giro. Ecco, vi ha convinto quello che ha detto il dottore Di Francesco? Sì. Qualche altro che vuole parlare? E allora, aula consiliare ancora occupata stamattina, il programma di oggi pomeriggio. 4:30 alle 16:30 ci vediamo tutti qui nella sala consiliare per fare un punto della situazione, e poi decidere tutto assieme da fare. Punto. All'orizzonte cosa si prospetta? Non lo sappiamo. Le notizie che almeno... Tutto in alto mare. Le notizie che arriva, che dovrebbe venire, prendiamo sempre con sé davanti, dovrebbe venire la sesta commissione qua a Mussomer per discutere il piano di... Ma queste erano le informazioni che aveva dato il sindaco nella giornata di ieri. Ma è confermato questo? No, appunto, oggi pomeriggio ci sarà pure il sindaco e vedremo cosa dice il sindaco, e in merito a ciò che dice il sindaco decidiamo da fare. Appuntamento dunque alle ore 16:30 qui nell'aula consiliare. L'aula dove attualmente ci stiamo facendo l'occupazione. Va bene? www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.